Luce naturale e luce artificiale, cesure indotte e tagli predefiniti caratterizzano il progetto di oggi. Sigla. Siamo in Sicilia, ad Acireale. La cittadina sorge a metà della costa ionica, a 15 km da Catania. Dopo Catania è il centro più popoloso della provincia, famoso nel passato per le terme come oggi per il carnevale. Si rifà a Virgilio e ad Ovidio la leggenda che vuole il mito della sua fondazione legato a una storia d'amore. La storia tra Aci, il pastorello, e la bella Galatea, il primo poi ucciso per gelosia dal ciclope Polifemo. Siamo in epoca romana quando nasce Achis, la prima aggregazione umana. Poi si consolida in un borgo vicino al castello di Aci e dopo il 300 alcune famiglie spostatesi più a nord fondano Aquilia o Nuova Aquilia. Ma intorno al 500 un febbrile sviluppo mercantile porta ricchezza al luogo. Questo porterà e attirerà diversi ordini religiosi, tanto che il loro segno è ancora oggi visibile. Acireale ancora oggi è conosciuta come la città dalle 100 campane. L'intervento che andremo a raccontarvi oggi si affaccia quale testimone moderno su tutto questo arco di storia. Seguiteci. Da Acireale con furore, in compagnia dell'amico architetto Antonio Raci, per raccontarvi la rivoluzione di un progetto su una appartamento di ben 340 metri quadri. Antonio. Ciao Pio. Tutto bene. È un palazzo storico. Palazzo in centro 340 storico. Metri quadri, hai giocato di cesure, di aperture, integrazioni tra luce naturale e luce artificiale. Raccontiamo ai nostri amici cosa c'era, com'era organizzato precedentemente e quella che è stata poi la tua visione del progetto. Era un progetto di ristrutturazione, in quanto che era un classico edificio tradizionale con le camere in sequenza, per cui c'era anche un grosso problema, essendo una pianta a U rovesciata, di dare la giusta dimensione ai vari ambienti in maniera integrati e dare anche l'intensità di luce proporzionata agli spazi che si sono venuti a creare.